Ciao a tutti e benvenuti. Oggi abbiamo deciso di organizzare questa piccola diretta. In realtà è da un po' di giorni che ci inseguiamo con Margherita Bordino dei giornaliste per parlare di questo film, che è Miss Marx. Ne abbiamo parlato in radio la scorsa settimana, anzi questa settimana, mercoledì, perché insomma abbiamo potuto vederlo in anteprima. E è un film che insomma ci è rimasto particolarmente nel cuore e quindi adesso vediamo che cosa ne pensa lei, che è stata a Venezia e quindi insomma vediamo che tipo di risposta insomma hanno avuto le due giornaliste o perlomeno Margherita Bordino rispetto a questo film. Film di Susanna Nicchiarelli con Romola Garai, che è la protagonista, film Eccola. Allora, faccio entrare subito Margherita. Vediamo se non crolla tutto il telefono nel frattempo. Eccoci. Vediamo. Eccola! Eccoci! Ma ciao! Ciao! Mi senti? Ok, Sì, ti sento. no, perché devi sapere che ho un problema di cuffiette. Io, come dicevo nella storia, mi sento ancora al Lido, quindi è come se fossi collegata con me dal Lido di Venezia, visto che dovevamo sentirci e non ce l'abbiamo Sì, fatta. siete in un limbo voi, Sì. praticamente, almeno per la settimana, forse anche 10 giorni dopo il ritorno da Venezia, vero? Esatto, sì. Io mi sento ancora molto in laguna, quindi sarà così per un po' di giorni, perché adesso appunto Sarà l'umidità. inizieranno soprattutto, e poi perché iniziano le varie uscite dei film comunque che abbiamo visto a Certo. Venezia, quindi è inevitabile, diciamo. Dici un po' Allora, allora. diciamoci a vicenda. Abbiamo visto anche noi questo film più o meno in contemporanea con voi, se non sbaglio, nel senso che era diciamo, quei film che sono stati proposti alla stampa anche diciamo, qui a distanza. E siamo rimasti molto colpiti. Parlo al plurale perché non c'è in questo momento Giovanni Villani con me, però insomma eravamo insieme a vederlo. E io devo ammettere la mia ignoranza, non conoscevo granché la figura di Eleonora Marx, anzi praticamente per niente, e invece ho scoperto una figura molto bella e mi è piaciuto tantissimo come l'ha resa la Nicchiarelli. Guarda, Partiamo da un io tuo parere, credo, diciamo, un po' più no, tecnico. io credo che innanzitutto la Nicchiarelli sia brava proprio in questo, nel fare ricerca, nel senso che anche con Nico 1988 lei ci ha proposto il ritratto di una donna, di Nico dei Velvet Underground, che Sì. comunque non tutti conoscevano, comunque non tutti conoscevano il suo lato privato, e alla fin fine con Eleanor Marx fa bene o male lo stesso tipo di scelta. Miss Marx è un film che, come dicevo anche nelle stories, ma l'ho ripetuto in questi giorni, mi sa che l'ho detto anche a te, a Giovanni, è un film che non mi è piaciuto. Però, c'è un però. Io l'ho visto in realtà una settimana prima rispetto alla mostra del cinema, e quindi una settimana prima rispetto poi alle interviste che ho avuto con Susanna Nicchiarelli. Io non faccio altro che parlare di questo film. Adesso, quindi, se non mi è piaciuto, ma ne continuo a parlare, vuol dire che questo film c'è tutto, ha centrato forse veramente il far cinema, e quindi tanti complimenti a Susanna, anche se riconosco che ci sono dei buchi in questo film che, o meglio, non riesco a capire il perché. Ti espongo un Cos'è che po'. non ti ha convinta? Non lo so, nel senso, trovo, secondo me questo film può essere diviso in due parti. Una parte un po' Ok. più classica, mettiamola così, anche per evitare un po' di spoilerare un po' troppo per chi andrà a vederlo al cinema, e una parte più d'autore, nel senso dove si vede veramente quello che è lo stile della Nicchiarelli, dove si sente forse un po' più libera. La prima Sì. parte io l'ho sofferta molto, come se lei volesse osare, però non ha osato fino in fondo, cosa che invece fa nella seconda parte con un finale poi straordinario, che ovviamente non possiamo spoilerare. Bravissima. Beh, un po' la storia, cioè nel senso storia come la grande storia, lo spoiler, nel senso che essendo una figura Certo. reale, basta andare su Wikipedia e si sa. Però lei ha trovato Però quella chiave. lei ha trovato una chiave meravigliosa, è vero, che a me piacciono molto. Allora, in effetti forse diciamo il ritmo della prima parte è un po' più
tirato, su questa hai ragione, cioè un po' più col freno a mano. Però devo dire che io, non conoscendo lei come regista, nel senso che io Nico non l'ho visto, non ho visto neanche il precedente o i La precedenti suoi. cosmonauta. Esatto. Non l'ho visto. Di conseguenza non mi aspettavo, non avevo grandi aspettative, se non, diciamo, quelle date dalla figura storica, insomma, di Edward Marks, un po' dal trailer, e quindi sono andata con una certa serenità, insomma, non avevo grosse aspettative. Ho trovato molto affascinante innanzitutto la scelta dell'attrice. Secondo me lei è bravissima, è molto, molto adatta, cioè mi piace molto come l'ha fatta. Lei è Romola Garai. E, ho trovato forse un po' più pesantino lui, però comunque lui che nel film è il suo compagno e non marito, forse meglio che non sia stato, diciamo. Esatto. Però, per esempio, il fatto che venga fuori questa contraddizione, che poi era, diciamo, credo, comune a molte donne dell'epoca, cioè quella di avere una condizione privata, di, diciamo, sottomissione, o comunque di, come si dice, più che altro, più che sottomissione, quasi di dipendenza rispetto a una figura Sì. maschile. E per quanto riguarda Eleanor Marx, invece, questa sua battaglia politica, che a un certo punto vira proprio verso il femminismo con delle scelte un po' più, diciamo, Forti. dirette, forti, questa cosa mi ha molto fatto soffrire, ma non perché fosse resa male, ma perché in effetti è una sofferenza che secondo me le donne si portano dietro da sempre, no? Cioè il fatto a volte di non riuscire a portare nella propria vita privata, nel proprio quotidiano, la stesso tipo di forza che si ha magari nel combattere delle battaglie fuori. C'è una frase infatti molto bella che forse è una di quelle che resta di più del film, in cui la stessa Romola, quindi appunto Eleanor Marx, dice: alla fine restiamo moralmente legate agli uomini, che è un po', diciamo, Esatto. il tratto perfetto per descrivere lei come personaggio, ma effettivamente è una cosa che si riscontra anche nella nostra contemporaneità. Per quanto riguarda questa attrice, visto che mi ha detto che ti ha colpito molto, la Nicchiarelli ha fatto una ricerca pazzesca riguardo appunto quella, come erano le donne, come si vestivano le donne a fine 800, come si muovevano, quello che facevano, come avevano i capelli. E lei in un certo senso ha in realtà costruito Eleanor scardinando tutte quelle che erano le certezze. Quindi il bustino non è quello stretto, tiratissimo, che ti fa stare stretta, diciamo, se ti toglie il respiro, Sì. Sì. l'acconciatura è anche, no? Comunque un po' più trasandata, non è di quelle proprio perfette, ok? Quindi l'ha veramente resa una rock star. Questo le va Sì. riconosciuto, anche perché appunto mi ha raccontato di aver fatto delle ricerche pazzesche. Io credo che sia poi la parte principale del lavoro di questo film, tutto quello di ricerca, sia fotografica, appunto come ti dicevo, quindi la foto dell'Ottocento, ha fatto tantissima ricerca anche pittorica tra impressionisti e preraffaelliti, che io sinceramente Sì. Beh, disconoscevo. Quindi c'è è una molto grandissima preraffaellita ricerca. lei, è anche rossa di capelli, che è proprio un classico, insomma, rossa castana, proprio un classico a livello figurativo. Sì, per questo ti dico, c'è stata una ricerca pazzesca, infatti, cioè, se tu vedi già i costumi, ma anche la scenografia, secondo me è un film che ha una ricostruzione pazzesca Sì. e dove, mi permetto di dire, si vede che finalmente una donna regista ha avuto un budget decente, perché c'è una ricostruzione da film internazionale. Quindi apro una parentesi. Io ho detto appunto, è un film che non mi è piaciuto, non mi è piaciuto perché io ho amato talmente tanto Nico che da questo film mi aspettavo qualcosa proprio di oltre, cioè la perfezione, quella che però mi rendo conto, cioè mi rendo conto essere un mio problema, perché poi è un film bellissimo, tutto. Tant'è che io ho scritto che affiancandomi a quello che ha detto Andrea Romeo, che aveva distribuito Nico, è il film italiano Miss Marx che io vorrei vedere candidato agli Oscar. Ho scoperto purtroppo che non può essere candidato agli Oscar, perché in realtà è un film italiano, ma è lingua straniera. Ah, cavolo, E questa per me è stata una scoperta di pochi giorni fa, ci sono certo. rimasta tipo pesce lesso, ma come? C'è una volta tanto che abbiamo un film bello, fatto bene, di una donna, non possiamo candidarla agli Oscar. È giusto, questo è vero. L'amarezza proprio. L'amarezza, esatto. Sì. E,
Devo dire che una delle caratteristiche sicuramente più belle del film è la scelta musicale. Io l'ho trovata veramente molto azzeccata. Un po' l'utilizzo, diciamo, di questo gruppo, anzi la collaborazione con questi Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, che avevano già collaborato per Nico. E che in questo caso hanno riarrangiato dei classici ottocenteschi, tipo Chopin, in versioni, diciamo, moderne, più elettroniche. Io l'ho trovata una cosa meravigliosa, così come l'utilizzo del punk, perché obiettivamente, cioè, non c'è diciamo, il comunismo marxista. E il modo in cui anche Eleanor Marx affronta la vita sarebbe molto punk, anche soprattutto rispetto al suo periodo storico. Cioè, noi pensiamo che comunque siamo a fine 800 e lei ha effettivamente un modo di vivere, un atteggiamento, diciamo, un modo di presentarsi che è fuori dagli schemi anche per il tempo. E in fondo il punk Assolutamente. è questo, no? Cioè, rompere gli schemi e diciamo, porre davanti la propria voglia di ribellione. E non è neanche un aggancio forzato, nonostante siano di due epoche diverse. Sembra veramente quasi come se in fondo il punk potesse esserci anche nell'Ottocento. In questa cosa però che dici appunto di Eleanor Marx, no? Di essere stata una donna diversa per l'epoca in cui viveva. C'è il suo grande però paradosso, perché lei sostanzialmente non ha fatto niente di nuovo se non Eh portare sì. avanti le idee del padre. Quindi, c'è cioè, colei che ha curato poi tutte le varie pubblicazioni di Marx, perché in realtà lei voleva fare l'attrice. Tant'è che nel film c'è questo momento Sì, bellissimo tratto da stupendo, Ibsen, non diciamo bellissimo. nient'altro, che è stupendo. E dove in realtà chi andrà a vederlo, io spero che saranno in tantissimi ad andarlo a vedere, in quella scena lì hanno in realtà tutto il film, perché alla fine c'è questa frase stronzissima che dà il compagno di Eleanor Marx a Eleanor Marx, che diciamo che spoilera un po' tutta la vita Eh della sì, Marx. tra l'altro sta pure nel trailer, se non sbaglio, quel pezzo, quindi Ah, neanche a non mi dire. C'è un ricordo, pezzo. anche perché io non ho Sì, visto il trailer. c'è un pezzettino nel Ah, trailer vedi? di quel Sì, momento. è Sì, qui, sì. esatto, Sì, brava Nicchiarelli. è vero che, diciamo, lei nello specifico non ha fatto cose di più, anche perché, diciamocelo, cioè, se tu sei la figlia di Marx, ora puoi dire cose più sconvolgenti di quelle che diceva Marx? Obiettivamente, cioè, a poca distanza mi sembra complesso. Poi un signor Marx che aveva per Sicuramente. amico Engels, cioè, quindi cioè, dove vuoi andare pur volendo? Esatto. Però ci sono comunque delle cose. Mi è piaciuto il fatto che la Nicchiarelli abbia inserito anche proprio delle parti, diciamo, lette, recitate, comunque di scritti di Elnor Marx, sia diciamo un po' più personali che politici, perché si vede che comunque c'è una grande perizia, anche una grande. Cioè, noi pensiamo alla condizione intellettuale della donna dell'epoca. E ovviamente si vede che è cresciuta in un ambiente diverso dal punto di Certo. vista educativo e viene molto fuori. Viene anche molto fuori che puoi essere comunista quanto ti pare, ma se sei uomo fai comunque sempre il cacchio che ti pare, anche questo sempre. Perché comunque sia Sottolineato. Marx che Engels, eh sì, sia Marx che Engels dal punto di vista personale hanno fatto cose. Diciamo, nel film vengono fuori degli altarini non meravigliosi. Ma Quindi. infatti io credo che in questo film, allora, le hanno criticato tante cose alla Nicchiarelli su questo film a Venezia. Una delle critiche che più mi ha dato fastidio è come puoi parlare di Eleanor Marx partendo dal funerale del padre e non parlando del prima. Innanzitutto, se questa persona, diciamo, queste persone che mi hanno fatto questa critica hanno visto effettivamente il film, sanno che nel film ci sono diverse ricostruzioni e flashback. Per cui comunque, Certo. se proprio non vogliamo arrivarci che Eleanor Marx è la figlia di Marx, ci possiamo arrivare, mettiamola così. E quindi le hanno criticato molto il fatto di non averla inserita per bene in quel contesto, diciamo, storico lì. Quando invece lei ha fatto un altro film, che è quello di dire, sì, si chiama Eleanor Marx, ma si poteva chiamare appunto Margherita o Flavia, è semplicemente una Certo. donna fragile, che è con tutto che era indipendente, è caduta nella sua fragilità e nella sua dipendenza da questi uomini di cui era innamorata per ovviamente motivi diversi, ma è una come noi.
La cosa che però io trovo interessante è il ritratto che lei fa di Engels, del rapporto che Eleanor Marx ha con Engels, perché la cosa che tu prima dicevi, che ovviamente noi teniamo per noi, tanto appunto chi sa la vita di Marx sa tutto, Engels, la figura di Engels è costruita secondo me benissimo, e anzi attraverso di lui esce veramente tutta poi quella che è il pensiero politico di Marx, di Engels, quelle che sono state le loro, diciamo, battaglie e tutto quanto. Quindi io credo che anche qui lei abbia fatto una grande ricostruzione, pur non cadendo nel classico biopic, che secondo me Giusto? assolutamente è da Sì. premiare. Sì, anche perché lì poi il rischio noia sarebbe dietro l'angolo, perché obiettivamente non è che stiamo parlando appunto di Nico, nel senso che per quanto uno possa avere una vita, diciamo, interessante, è sempre una figura, diciamo, intellettuale, comunque che ricalca le orme del padre, per cui poteva effettivamente essere una cosa un po' smorta. Cosa che invece non è, nel senso che è riuscita veramente, secondo me, a farci capire alcune cose che sono universali delle donne, secondo me, delle figure femminili, a prescindere, come abbiamo detto all'inizio, a prescindere dalle epoche. Poi che lei si sia dovuta portare addosso, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista intellettuale, un'eredità paterna che, questo devo dire, in effetti non è, cioè, nel senso, evidentemente o lei se la viveva abbastanza bene il fatto di essere, cioè di fare lo stesso lavoro, tra virgolette, del padre, pur non essendo il padre, oppure è una cosa che la Nicchiarelli non ha voluto sottolineare più di tanto. Questa, una specie di, come se ci fosse, non dico un'invidia, ma un senso Io credo che lì lei di... abbia voluto sottolineare come appunto, cioè comunque c'era questa, nonostante lei fosse libera, per cui, per come era stata cresciuta, però quindi appunto sempre per come il padre l'aveva cresciuta, lei vuoi non vuoi dipendeva dalla sfera pubblica del padre, perché pur vero che poi il Eh Nor sì. Marx è stato in giro per comizi, ha portato avanti appunto le lotte che aveva avviato il padre, ha avvicinato il femminismo al socialismo e tutto quanto, però vuoi non vuoi partiva tutto da lì, comunque era sempre la figlia di Certo. Marx e questo le è stato Certo. riconosciuto, tant'è che fino ad oggi noi non sapevamo neanche chi fosse, appunto. Sì, esatto. Sì. E anche molto bello, per esempio, una cosa che ho capito, poi sono andata un po' a vedere dal film, lei ha avuto particolare attenzione per i diritti dei minori, cosa che per esempio, cioè, all'epoca era, se già le donne, ma i bambini, proprio l'ultima ruota del carro. E devo dire che ci sono delle scene molto toccanti, sempre che non le diciamo, però insomma delle scene molto toccanti che riguardano questo suo amore, questo suo interesse per quella questione. Però quello che possiamo dire è che tutta questa parte, perché sennò si fa l'errore di pensare che sia un film politico, lo è per alcuni temi che tratta. Però li mostra facendoti, tra virgolette, immaginare, dandoti proprio delle piccole, dei piccoli, diciamo, spunti anche visivi, però non portandoci sempre solo nella parte di lotta No. quotidiana. Anzi, la Nicchiarelli si sposta proprio, questo film lo gira dentro casa. Gli esterni, Sì. paradossalmente, sono una piccola parte. Cioè, già vedere una donna fino all'Ottocento sul divano con l'oppio, cioè, o che si fa la tinta. Credo che ci abbia regalato dei Quella ritratti della tinta è meravigliosi. una roba, Pazzesca. Andiamo agli è una roba Oscar. incredibile. Non so come. Sì, no, quella scena varrebbe già, insomma, sì, Sì. assolutamente. Ecco, è un film che se non avesse appunto qualche connotazione storica reale, potrebbe essere veramente ambientato in qualsiasi epoca. Sì, È esatto. così, cioè, se non avesse appunto i costumi, se non sapessimo che se lei non fosse una persona realmente esistita, potrebbe veramente arrivare da tutte le parti. Così come anche mi è piaciuto molto il suo rapporto con, anche se è breve, sono brevi i momenti, con l'altra scrittrice, Sì. diciamo, che è appunto una compagna, sì, la compagna di un altro compagno. Compagno, allora, Esatto, lì tanti sono c'è tutti il compagni. compagno dal punto di vista relazionale e il compagno dal punto di vista politico. Ci sono i compagni che sono tutti loro, compagni e compagne, perché appunto comunisti, e poi ci sono le coppie. E loro si, a lui, lei e il suo, diciamo, uomo si accompagnano ad un'altra coppia. E una di queste due è una scrittrice Sì. di origine sudafricana,
Sì, di perché cui ce lo dice ovviamente adesso lei, non ricordo il nome, ma va bene perché neanch'io. dice lei, Sì, ci fidiamo. sappiamo che andrà E, lì, ed è almeno. molto bello questo rapporto fra le due, perché è un rapporto di la famosa sorellanza, no? Di cui si parla anche in ambito femminista, cioè il rendersi conto insieme di quando le cose non vanno e anche cercare un po' di avvisarsi l'un l'altra. È un rapporto, L'ho cioè, almeno trovato molto bello. per come ci è stato presentato, è un rapporto che non ha dell'egoismo alla base, quello che dici tu, perché sono entrambe, diciamo, Esatto. che sono trasparenti nel dirsi le cose, trasparenti nel dire se stanno sbagliando, trasparenti nel dire guarda, qui non c'è più niente da fare, io vado via. E sì, è una veridicità dei rapporti forse che non troviamo spesso in scrittura. Una cosa che ti volevo dire, però, che mi hai fatto venire in mente prima parlando della musica, perché giustamente hai fatto una notazione sulle musiche che ha scelto la Nicchiarelli. Già con Nico, ovviamente un film musicale per eccellenza, perché sui Velvet Underground era inevitabile, si parlava un musical, un film comunque. Mi avevi perso, lo so, perché mi Ti avevo perso un stavano attimo, sì, ecco. chiamando. Ah, Però ok. niente, quindi se mi richiameranno ti ritoglierò di nuovo. Beh, praticamente, quindi con Nico è stata questa cosa: un film musicale, un musical, è tutto bello. E grazie perché era un film appunto che era basato su quelle musiche lì, era Certo. inevitabile. Con Miss Max, lei dà una chiave un po' da musical, nel senso che quando vedrete il film vedrete che queste musiche entrano nel momento meno aspettato, forse quello di massimo pathos, aiutano la scena, Pathos. addirittura la ribaltano. La cosa divertente è che ho scoperto pochi giorni fa, perché spoiler, la Nicchiarelli sarà ospite di Luce Social Club prossima settimana. Raccontava del fatto che lei in realtà sia innamoratissima dei musical, che lei ami Grease. Quindi, possibile che lei prima o poi prenderà quella strada lì. E io la vedrei tutta, cioè proprio, cioè, anzi, io un musical fatto dalla Nicchiarelli, ma magari subito, perché io è quello Assolutamente. che le recrimino in questo film. Perché l'aveste fatto sin Cioè, dalla prima scena, secondo me sarebbe stato pazzesco. Cioè, immagina un musical su Eleanor Marx, una donna di fine 800, cioè. Però in Italia, pazzesco, là sì. doveva farlo in Però italiano. forse lì magari, cioè, le chiedi Un po' pure di troppo. lanciarsi un po' troppo. Cioè, magari adesso, chissà, Beh, no, perché poi piano piano lei potrebbe venire comunque nelle fuori. varie interviste ha anche raccontato che comunque sul set le metteva la musica nel momento in cui noi, le scene in cui noi vediamo, Sì, è vero. ascoltiamo la musica, lei sul set faceva girare quella scena in quel modo lì. Quindi di per sé erano anche no carichi, anche perché in effetti il finale, se ci pensi, se non ci fosse stata la musica, la nostra Romola non avrebbe potuto rendere al massimo. Sì, Quindi. non l'avrebbe potuto neanche fare così suo. Cioè, lei è, vabbè, non lo posso dire, non posso No, dire niente. possiamo. Vabbè, comunque, Ci stiamo diciamo girando che, ecco, la intorno. musica in qualche modo è entrata negli attori anche, mettiamola così. Sì. Poi non possiamo specificare altro. Comunque è Sì, vero, lei ha fatto esatto. una ricerca, raccontava che aveva trovato questi Downtown Boys, che poi sono il Sì. gruppo punk, che tra l'altro hanno il brano, diciamo, uno dei brani, il brano fondamentale è tratto da un album che si chiama, chiedo aiuto a Giovanni Villani se si sta seguendo, Io tipo sì, Il solo Communist, perché una mi ha cosa del colpito genere. da morire la canzone con. Ok, Communist sicuramente. Poi non mi no, ricordo la la parola canzone prima, però insomma finale è. è Dancing in the Night, se, no, In Sì, the Dancing in the Dark. Dark tratta dall'album Esatto. Che Communist. però è una cover. E lei appunto si era imbattuta in questi ragazzi punk che avevano pure questo album con questo titolo, ha detto vabbè, vai, sono loro. Vabbè, sì, assolutamente. Anche perché appunto sia Fuel che sia Miss Communism, Max, ecco. vedi, Ci eccolo dicono preparato Fuel sulle Communism. musiche. No, anche perché appunto a Dancing in the Dark, cioè alla fin fine le danzatrici della Nicchiarelli sono sia Nico che Miss Max, perché sono due donne irrisolte in un certo senso. Però non abbiamo spiegato perché Eleanor Marx è una donna, diciamo, che cade nella contraddizione. Cade nella contraddizione perché il suo legame, la sua dipendenza, come diceva Flavia, da questi uomini è troppo forte che fuori, magari nella sfera pubblica, si avverte di meno, nella sfera privata è effettiva. Esatto, una cover di Springsteen, bravo, lo sapevo quello.
La dipendenza da quali uomini? Marx sicuramente, quindi il padre che appunto abbiamo detto, lei d'altronde porta avanti un po' quello che è stata l'idea politica, il pensiero di Marx, è lei che segue le pubblicazioni poi dei vari libri comunque del padre. Engels, lo stesso Engels che per lei è una figura centrale che resta dopo il padre e che lei vede come È veramente... praticamente un seco quasi un secondo Sì, padre, esatto, diciamo. forse secondo me anche suo maestro più del padre. Per un certo punto di Forse sì. vista, perché c'è una sorta di confidenza forse maggiore. E poi questo Forse sì. compagno, esatto, che in realtà era il suo compagno ufficiale, tutti lo sapevano, ma era un uomo sposato, ovviamente non aveva mai divorziato dalla moglie, per cui la loro era una relazione, tra virgolette, clandestina, in realtà no, era pubblica, perché tutti lo sapevano e lo riconoscevano. E lei, proprio all'inizio del film, dice una cosa che poi sarà la sua contraddizione per tutto, per tutta la durata del film, che è: io mi sono presa, mi sono occupata per tutta la vita, prima di mio padre, poi di mia madre, poi dei figli di mia sorella, perché poi una delle sorelle, Max, muore molto, molto prima. Adesso è Molto arrivato prima, il sì. Esatto. momento di prendere in mano la mia vita. Diciamo che non le ha detto proprio bene, mettiamola così, non è stata proprio fortunata nel prendere in mano la sua No. vita. Beh, nessuna molto fortunata da quello che ho No. capito di queste tre sorelle. Forse veramente, non lo so, c'è uno stigma paterno per cui le loro cose non hanno funzionato più di tanto. Sì. Forse sì. Poi è bello perché in realtà lei è circondata da uomini, non solo gli uomini della sua vita, ma anche gli uomini di partito. Io, insomma, ci sono appunto delle scene comunitarie, no? Dove c'è lei e ci sono tutti questi uomini, che, insomma, tutti con il loro peso morale, intellettuale, e lei comunque, però, Sì, con diciamo, sta questo una sguardo spanna sopra gli altri. giudicante. Esatto. Però mi è piaciuto molto perché mi è piaciuta questa idea che in realtà fosse donna, nonostante appunto fosse donna, in realtà il suo peso derivava da lei, non dal suo genere, ma da come era lei. E questa è una cosa bellissima da pensare sempre nell'Ottocento, che non Ovviamente era sto molto ridendo lontano. per Giovanni Per che il dice: ma messaggio, non sì, si lo può so. dire che muore. Allora, Io ho anche detto che comunque. basta aprire una pagina di Wikipedia e si Esatto, sa come finiscono le cose. Non è che la è cosa che vero, non non è una roba vogliamo assurda, dire però. è cosa, non come muore, perché la si sa anche quello, ma Anche cosa succede, quello. cioè come l'ha trasposto la Micchiarelli, vorremmo evitare Esatto. di dire, perché è un po' anche il colpo di Esatto. scena del film, mettiamola così. Questo Eh sì, eh sì, eh Giovanni, sì. perché non segui le nostre live sin dall'inizio, male, sarai punito. Stasera Flavia ti punirà. No, perché non ha la delicatezza di raccontare le cose senza arrivare così netto. E volevo far notare che i saggi di Elnor Marx sono pubblicati in Italia da Einaudi, per fare un discorso, diciamo, un po' pratico. Quindi se uno se li vuole andare a leggere, se vuole andarsi a vedere delle cose scritte da lei, Einaudi ha pubblicato, allora, cioè, no, Saggi si chiama proprio, sì. E Forse è lì che poi sono c'è... contenute le lettere. Credo di sì. Ho cercato un Perché po' di cose, però appunto mi è venuto fuori questo. Secondo me ci sarà forse, spero, magari anche una ripubblicazione, una sistemazione a seguito del film. Chissà. come sei Lo voglio positiva oggi? sperare, però lo voglio sperare, però potrebbe essere No, interessante. A me è perché piaciuto anche. Vai, vai, vai. la sceneggiatura del film è firmata sempre dalla Micchiarelli, che io trovo doppiamente interessante perché comunque devi avere anche una testa niente male per scrivere, pensare e fare determinate cose, oltre che muovere la macchina da presa, che poi non muoveva anche lei. E lei diceva appunto di aver costruito in realtà la sceneggiatura interamente con i testi di Eleanor Marx, quindi sia tra le lettere che appunto, come dicevi tu, Sì. ci sono dei momenti in cui vengono lette alcune lettere molto molto belle, anche molto pesanti alcune, perché c'è delle lettere che se io da figlia scrivessi a mio padre, non so papà come prenderebbe, diciamo, quella lettera. Ma tuo papà non è Marx, No, esatto, evidentemente, è quindi andata non... così. Certo. Però è interamente appunto scritto attraverso quelli che sono gli scritti di Eleanor, quindi anche molto fedele come scrittura. Quindi sarebbe effettivamente interessante andare a leggere questi saggi e vedere quanto c'è del film. Sì, infatti a me la curiosità è venuta, anche perché l'ho trovati...
anche molto, così dice, scritti in una maniera molto piacevole per essere una roba ottocentesca, perché insomma, non è che proprio uno in capitale se lo legge la sera prima di Esatto. andare a letto, cioè, Della sono serie robe un po' arriviamo su. pesanti. Quindi forse aveva magari anche una buona penna, a prescindere da tutto, una penna anche un po' artistica, non necessariamente solo appunto politica o simile, insomma, quindi l'ho trovata una cosa bella. Poi ci sono anche delle piccole cose intime, familiari, ci sono delle abitudini familiari che la Nicchiarelli ha scoperto e ha riutilizzato nel film. Anche questo non so se lo posso dire, per cui dico abitudini familiari, però insomma, dei giochi, delle cose insomma che loro facevano e che lei ha trovato e mi hanno un po' ricordato una cosa che un saggio che avevo letto su David Foster Wallace a proposito di libri. In cui in famiglia ho scoperto che loro in famiglia, Wallace, i genitori e la sorella, facevano dei giochi linguistici, per esempio, oppure simulavano dei finti processi, quando magari qualcuno faceva qualcosa che non andava bene, facevano proprio un processo però tipo con un avvocato, con il giudice, e in modo tale anche da sviluppare una certa dialettica. Devo dire che anche Wallace non ha fatto una bella fine, per cui non so quanto I giochi in queste famiglia. cose fatte da bambini possano essere utilissime, però sono carine da vedere, quello senza dubbio. Sì, è della serie. Evitiamo i giochi in famiglia. Non è vero? Però sì. Per giocare a tabù, cioè Giocate a fare una tabù, cosa esatto, una un po' cosa più più semplice, capito? Dove con un semplice. occhiolino Insomma, in puoi conclusione, consigliamo ai lettori metropolitani e ai capire. The amanti del cinema di andare a Journalists. vedere, esatto, di andare a vedere Miss Marx. Lo consigliamo, sì, assolutamente. Io ti dico, ti do tre motivi Anch'io. per cui secondo me va visto questo film. E Vai. non perché è diretto da una donna, quello no. Ok. Perché è un film italiano ma internazionale, dove finalmente c'è un grande budget utilizzato bene. Perché è un film che ha un'estetica e una ricerca pazzesca e che veramente mostra in tutte le sue sfumature. E perché è un film che unisce tantissime cose che vanno appunto dalla pittura alla musica, al cinema, al teatro, alla Teatro. ricerca visiva, alla politica. Per cui secondo me è un film che veramente può essere per tanti, a partire da chi magari deve studiare ancora Marx, finendo poi veramente agli appassionati cinefili, ma anche più curiosi, in questo caso anche del femminismo. Io aggiungo perché è un film che nonostante sia ambientato in un preciso momento storico, in realtà è senza tempo, perché c'è una colonna sonora fighissima. E perché scoprirete un personaggio che molto probabilmente non conoscete, e quindi scoprire cose nuove è sempre importante, secondo me. Da notare, come abbiamo Va detto, bene, cose totalmente differenti. E diverse. questo fa sì che, ragazzi, dovete correre a vedere in Quindi sala motivi questo so film. sei, per cui Esatto. ottimo. Questo film che esce in sala con 01 Distribution e che assolutamente io spero che sia un film che vedranno tutti e soprattutto per cui ci sarà un grandissimo passaparola. Anche negativo, l'importante è che ci sia. Che Perché se poi ne se va, non sì, è l'importante è che piaciuto ne vadano. parliamo. Esatto, Ne l'importante è parli che perché venga l'hai visto, visto. quindi va bene, esatto. Esatto. Esce oggi? Esce O oggi, no, sì, non vorrei dire cavolate, ma esce credo oggi. sia Esce esca proprio oggi. Sì. Esatto. oggi, perfetto. Allora andate a vedere Miss Marx, speriamo che sia in parecchie sale, ma penso che sia Penso di sì. abbastanza diffuso, insomma, quelle aperte. Grazie mille a Margherita Bordina, Grazie delle a te, giornaliste, Flavia. grazie a chi è stato con noi. Ciao. Ciao.